Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Cippa Lippa, che mi chiede di parlare del disco del 1974 Sheer Heart Attack dei Queen. Come ben sapete, Queen sono uno dei gruppi che meno sopporto in realtà nella storia del rock. Nell'insieme di tutti i loro dischi mi garbano forse 5-6 canzoni. Bisogna dire che la verità, questo Sheer Heart Attack contiene forse i due pezzi che preferisco, dei Queen. E quindi un disco, chiaramente sono tutti, la formazione Brian May, Freddie Mercury, John Deacon e Roger Taylor alla batteria. Disco quasi tutto composto un po' da May, un pezzo da Deacon, qualcosa da appunto dal nostro batterista, la parte a Freddie Mercury, insomma, è un disco, quello che l'ha lanciato definitivamente commercialmente, che faceva già presagire cosa potessero fare nel futuro, diciamo dal disco successivo in poi. Il disco si apre con Brighton Rock, una delle loro canzoni più famose, una composizione tutto sommato ascoltabile, però quella solo di chitarra infinito per me è veramente una cosa impossibile, perché se devo dire la verità, io la cosa meno sopporto di Queen è proprio il suono e la chitarra di Brian May che mi dà proprio fastidio, questo assolo fiume di chitarra che insomma porterà il suo stile, comunque a me non piace. Di fronte a tutti, seguita poi da Killer Queen, una delle canzoni più famose che porterà in realtà col suo andamento vaudeville, il suo modo glam, il suo modo di fare così, porterà già a capire insomma i Queen dove vorranno andare a parare. Insomma, è un pezzo famosissimo, sicuramente interessante per struttura e gradevole all'ascolto alla fin fine. Poi c'è un medley di tre canzoni, una attaccata all'altra. La prima è Tenement Fooster, una ballata cantata e scritta da Roger Taylor, che poi diventa un bell' hard rock, un pezzo tutto sommato che si ascolta, diciamo. Nonostante io ripeta la chitarra di May, riesca per me a rovinare quasi tutto. La seconda parte è Flick of the Wrist, ed è un pezzo questa volta che parte come una ballata di pianoforte, poi seguita da uno stacco glam rock, poi delle velocizzazioni niente male, però il pezzo tutto sommato si perde un po' nelle velleità che mostra. Lily of the Valley è un minuto e mezzo e poi circa di piano e voce, praticamente una ballata con una voce naturalmente tecnicamente incredibile e anche espressiva in questo caso, quindi un pezzo tutto sommato breve ma comunque ascoltabile. Now I'm Here è uno dei pezzi che preferisco dei Queen, uno di quelli che riesco ad ascoltare volentieri quando uno lo mette, perché comunque anche la chitarra di May in questo caso si risolve in un riff più boogie che va bello veloce, la linea vocale poi tra l'altro è ottima, nonostante, ripeto, io non ami il gruppo, quindi non è che lo risento, l'ho risentito per questo, lo sentivo da ragazzino con gli amici, e qui c'è questo Now I'm Here, ripeto, uno dei pezzi più belli secondo me dei Queen, quadrato, dritto, non troppo pomposo, riesce ad andare bene dove deve andare, la sezione ritmica una volta tanto funziona veramente alla grande, e quindi questo per me è davvero incredibilmente un bel pezzo, che in alcuni casi anche nel modo di cantare del nostro che ricorda ad oltre, ricorda a qualcosa degli Who. The Lapse of God inizia in maniera molto lenta, sembra quasi un pezzo progressive che mescola un po' di pop e di glam, tutto sommato costruito niente male, per me un po' troppo pomposo, ma ci sta, insomma, i Queen lo sono sempre più o meno. Arriva la canzone che preferisco dei Queen in assoluto, ovvero Stone Cold Crazy, con un bel riff alla Deep Purple, sezione ritmica che picchia, con quegli stop e la voce quasi rappata che va molto veloce, certo un po' di hard, un po' di Zeppelin, un po' di quello, un po' di quell'altro, però il pezzo è benamente ben scritto, picchia con una bellezza, e questa volta la chitarra di May riesce a non disturbarmi per niente. Questo è proprio un gran bel pezzo di hard rock di Dear Friend, una ballata minimale scritta, mi pare, da Brian May, cantata molto bene al solito da Freddie Mercury a livello tecnico, perché ripeto, secondo me i Queen vanno avanti esclusivamente perché hanno un cantante che a me non piace ma che comunque è unico, si sente che è la sua voce, e quindi questo l'ho sempre detto, però come compositore secondo me sono abbastanza nella media. Infatti in questo disco per me ci sono 3-4 pezzi ben scritti, ma su 13 pezzi tipo poi ce ne sono 9 che comunque secondo me sono robetta, c'è poco da dire. Nonostante questo Sheer Heart Attack forse complessivamente forse è il disco che preferisco, nel senso che ancora rimandi hard rock glam molto copione del primo, ancora quella voglia che farà delle operette e via dicendo di quelli successivi, ma rimane ancora ancorato in un certo senso a questo miscuglio che lo rende più interessante, come la discreta Misfire di glam rock ben fatto, semiacustico, con una bella linea vocale che dura 2 minuti, il giusto che deve durare. Bring Death dell'Eroe Brown di Mercury, appunto scritta da lui, è un pezzo anche questo che ha nella voce secondo me la parte migliore, un utilizzo strambo dell'ukulele e del banjo che ogni tanto portano anche al country, per una canzone tutto sommato mediocre ma tirata su, diciamo così, dalla forza della linea vocale. She Makes Me Truppen in Stilettos, scritta da me e cantata anche da Brian May con una moda di voce comunque sembra quasi quella di Mercury dei Poveri, è un pezzo di 4 minuti tutto sommato ascoltabile ma che personalmente mi dice veramente poco, nonostante la ripetitività di un certo senso gradevole, alcuni coretti beat, è un
modo di fare quasi alla Beatles. In The Last of God Revisited chiude il disco, appunto collegandosi all'altro pezzo, trasformando il tutto in un altro pezzo abbastanza rock normale, con alcuni punti circolari interessanti, ma alla fin fine, insomma, anche questo lascia perdere, insomma, non è che proprio mi esalti nemmeno un secondo. Quindi, in conclusione, massacratemi, uccidetemi, fate quello che vi pare. Per me questo Girard Attack è sicuramente un disco discreto del suo genere, niente di che ha la sua forza nelle linee vocali quasi sempre azzeccate di Freddie Mercury, che ha la sua forza in Stone Cold Crazy, Now I'm Here, che sono due dei pezzi migliori che abbiano mai fatto, proprio perché tirano a mano dritto, sono molto lineari ed hanno una certa forza che, insomma, poi andrà a perdersi. Poi c'è Killer Queen, che tutto sommato è un bel pezzo, quindi per me un disco con dei Queen con che mi garbano già 3-4 pezzi vuol dire che è un disco probabilmente bellissimo per tutto il resto del mondo. Non lo è per me, ripeto, perché per me è un disco discreto del genere, c'era molto di meglio, e Queen hanno avuto un grandissimo successo con questo disco, ben per loro, però insomma continuo a credere che siano di mortone sopravvalutati e che abbiano avuto solo la fortuna di avere un leader assolutamente carismatico, magari non con me ma per il resto del mondo. Sì, il link è qua sotto, andate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è il pulsante del super grazie, seguitemi su Facebook e su Instagram per le cose che faccio a giro per l'Italia, e poi tanto Queen li ha in mezzo mondo, questo Girard Attack poi vedrai ce l'ha a mezzo mondo. Se non ce l'avete, amate Queen, andate ad ascoltare, perché probabilmente sarà la cosa migliore di Queen che avete ascoltato, sempre che non gradiate, insomma, l'eccesso di pomposità e di gravosa barocconeria che di qui in poi potrebbe iniziare a prendere ancora di più il gruppo, perché ripeto, secondo me qui ci sono copie delle Zeppelin, copie da un po' Mark Boland, David Bowie, un po' di tutto, ma c'era anche qualcosa di interessante, e questa cosa interessante è appunto la voce di Freddie Mercury, che pur a me non piacendomi comunque è indubbiamente originale e utilizzata in maniera abbastanza unica.